Nächste Rednerin ist für die ENF-Fraktion Frau Mara Bizzotto für 1:30. Grazie Presidente. L'Europa deve decidere una volta per tutti da che parte stare. Continuare a sostenere il mercato unico a tutti i costi, sostenere quindi un progetto che sta massacrando interi settori. Oppure mettersi dalla parte dei cittadini, i nostri cittadini, degli imprenditori seri e riscrivere questi maledetti trattati. La libera circolazione e le enormi differenze del costo del lavoro tra gli Stati sono un problema, sono il problema. Non lo dico io, ma lo dicono gli imprenditori, quelli che io, a differenza vostra, incontro ogni giorno. Lo dice Conftrasporto, secondo cui il dumping sociale in Italia polverizza ogni anno oltre 30.000 posti di lavoro nel solo settore dell'autotrasporto. Il problema sono le agenzie interinali straniere che offrono manodopera low cost mettendo a rischio così i diritti dei nostri lavoratori e il loro posto di lavoro. Le imprese italiane hanno tasse e costo del lavoro molto molto più alti e quindi non potranno mai poi mai competere con chi fa questa concorrenza sleale. È questo il progetto dell'Unione Europea? È questo il modello di ingiustizia sociale che volete imporre? L'Europa deve riscrivere le regole del mercato unico prima che il disagio e la rabbia dei cittadini si trasformino in vera e propria rivolta. Bisogna agire subito, subito, prima che sia troppo tardi. Der nächste Redner ist für die Fraktionslosen.